Avete presente le serate al bar? Dai, sì, quelle serate dove davanti ad una birra o forse dopo qualche birra in più, assieme ai tuoi amici hai i lampi di genio. Ecco, se alcune volte queste intuizioni alcoliche è meglio dimenticarle, altre volte portano veramente a qualcosa di grande. Ed è quindi così, davanti a qualche birra, che nasce Carpos, azienda che ho il piacere di dirvi che ha scelto di sostenermi nelle mie avventure e che, come ben sapete, non ha bisogno di presentazioni. Infatti, per me essere sostenuto da loro è fonte di orgoglio veramente grande. Sono molto freschi anche loro, ma comunque figli di brand come Castelli e Sportful, che nel mondo del ciclismo hanno fatto la storia praticamente. Boh. E niente. Sono super carico, grazie mille ragazzi ancora. Comunque oggi abbiamo tentato l'ascesa al Monte Canin e finiamo il rientro scappando dal maltempo, ultimamente non ce ne va giusta una. Sto rinunciando a tutte le cime a causa meteo quando manca tanto così. Abbiamo fatto comunque la via ferrata Julia, bellissima, bellissima, insomma ha fatto un bel sentiero di rientro, peccato che fare tutte le creste con la pioggia e la grandine, insomma, non sia il massimo della gioia. Ora siamo in Slovenia, stiamo rientrando dalla parte posteriore, qui c'è la valle, e torniamo al rifugio Gilberti, da qui poi con gli impianti scendiamo di nuovo a Sella Nevea. Buona visione! Circa 25 minuti abbiamo raggiunto Forcella di La Pece, dove si trova un'ex caserma della Grande Guerra. Adesso proseguiamo in direzione del bivacco Marušić, un sentiero che è veramente bello, alla ricerca dell'attacco della via ferrata Julia.
Ma come sono distesi stan vecchi? Anche la grandine vale, che non ci possiamo mancare niente. Preparando la roba per uscire domani, svuoto la GoPro e mi rendo conto che non ho più spiegato come siamo arrivati a questo punto. Sostanzialmente dal Prevala, che è una forcella tra Italia e Slovenia, ho dovuto accompagnare un po' un gruppo di escursionisti che si era perso nella nebbia. Nel Prevala, poi, che è una zona sciistica, ritrovare la traccia del sentiero non era proprio easy. Mi aiuto con il GPS, li conduco, però non arriviamo tutti in tempo alla seggiovia. Pertanto decido di farmi 3 km correndo a fermare il tipo per chiedergli se poteva aspettarli, perché erano veramente veramente in difficoltà, altrimenti sarebbero state 2 ore e 700 metri di dislivello di differenza. Tipo gentilissimo ci porta a prenderli e niente, è andata un po' così, fantastico. Anche questa è la montagna, chissà cosa ci riserverà questa prossima uscita. E anche quelli in difficoltà li abbiamo recuperati. Camminata bagnata, camminata fortunata, vero? Guarda, fortuna oggi per tutto l'anno. Discesa col jeep, a posto. Non avremmo fatto la cima, ma siamo contenti lo stesso. Bomba! Ci vediamo al prossimo video. Ciao!